Il capo era Salvatore Cillari, fratello d'un boss ergastolano. Era lui a gestire la banda d'usurai che per anni ha prestato denaro a tassi che arrivavano al 140% a decine di vittime. Imprenditori, professionisti, antiquari e nomi eccellenti dello spettacolo come il noto conduttore Marco Baldini. Cillari è finito in carcere, ai domiciliari il figlio Gabriele che riciclava i soldi sporchi intascati con l'usura investendo in un locale alla moda nel quartiere Capo a pochi metri da Palazzo di Giustizia di Palermo. Il ristorante La Cerba è stato sequestrato. Dell'organizzazione facevano parte anche Matteo Reina e Giovanni Cannatella, anche loro finiti ai domiciliari, e Achille Cuccia, che ha avuto il divieto di dimora a Palermo. La banda operava tra Palermo e Roma. Cillari era di casa nella capitale, come risulta dalle intercettazioni delle drammatiche conversazioni con il conduttore radiofonico Baldini, che tra il 2017 e il 2018 era finito nella rete degli strozzini. La Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito 5 misure cautelari e sequestrato beni per 500.000 euro ai componenti di una organizzazione criminale accusati di associazione a delinquere, esercizio abusivo dell'attività finanziaria, usura, estorsione e autoriciclaggio. Uno è finito in carcere, 3 ai domiciliari e 1 al divieto di dimora nel territorio del capoluogo siciliano. Il provvedimento è stato emesso dal GIP di Palermo. Le indagini sono state coordinate dalla procura del capoluogo. L'inchiesta è stata condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Palermo, diretto dal colonnello Gianluca Angelini. Gli investigatori hanno utilizzato intercettazioni telefoniche ambientali, appostamenti, pedinamenti, videoriprese ed hanno esaminato i flussi finanziari degli indagati. Secondo quanto accertato, l'organizzazione criminale, a partire dal 2016, avrebbe erogato prestiti con l'applicazione di tassi di interesse di tipo usurario nei confronti di decine di persone nell'area palermitana e romana per un ammontare complessivo di circa 150.000 euro. Parte dei proventi illeciti intascati sarebbero stati poi autoriciclati dal figlio di uno degli indagati, attivo collaboratore del padre nelle azioni criminali in un'attività economica nel settore della ristorazione e nella zona della movida palermitana. Altri indagati avrebbero agito a vario titolo come intermediari, entrando in contatto con le vittime, proponendo piani di rientro e invitando i debitori a rispettare la scadenza delle rate concordate. A spingere le vittime a rivolgersi alla banda è stato il grave stato di bisogno aggravato dal lockdown causato dall'emergenza Covid.